cari ragazzi buongiorno e benvenuti a questo video di unboxing eccolo qua è arrivato un pacco dal lontano oriente e vediamo subito che cosa contiene in realtà io forse so già che cosa contiene no lo so con certezza però mm, non voglio rovinarvi e rovinarmi la sorpresa perché è sempre una sorpresa aprire un pacco ovviamente io sto registrando di sera ma lo manderò di mattina questo video per cui se vedete il video unto il viso unto, perdono, non sono sudato, non sono unto ho semplicemente applicato, eccolo qua ragazzi, ve lo faccio vedere il burro di Carité del Saponificio Varesino, come ogni sera, come skincare. Io applico questo burro, lascio che si assorba. Poi, prima di andare a nanna, la parte che eventualmente eccede, vado a tamponarla con una salvietta di carta, un fazzolettino, un tovagliolino. Um, una velina, proprio quelle specifiche per il viso da trucco per intenderci e vado a nanna di modo che la pelle domani sarà ben riposata per la sbarbata. Quando mi chiedete come fai a sbarbarti ogni giorno io non ci riuscirei perché uso tutti questi diciamo accorgimenti molti di voi mi considereranno un intruppato ma poco imposta io faccio così e quindi riesco a sbarbarmi quotidianamente detto questo ragazzi perché se no poi scrivete il commentino sei unto sei sudato niente di tutto ciò detto questo apriamo il pacco eccolo qua ragazzi arrivato questa mattina tra le altre cose io questa mattina non ero in ufficio ma ero in smart working um, a casa di una collega a cui sto facendo un po di affiancamento perché è rientrata dopo una lunga assenza di quasi un anno e quindi le cose sono un po' cambiate soprattutto a livello informatico procedurale e quindi le sto facendo un po' di affiancamento poi cosa è successo? Che al ritorno. Un'altra collega è venuta è passata a darmi un, a prendermi insomma ad offrirmi un passaggio perché abitiamo nella stessa città, e quindi io ho detto: guarda, dovrebbe essere arrivato un pacco per me, poiché è leggero, vuoi portarmelo e lei naturalmente me l'ha portato. Eccolo qua, ragazzi: anche perché sono in arrivo altri pacchi, altre novità. Sembrerebbe un pacchettino anonimo. Oppure c'è questo simbolo che qualcosa vi dovrebbe ricordare. Ma se niente vi ricorda, poco male. Adesso apriamo e vediamo che cosa c'è dentro. Vediamo, vediamo, ragazzi. Eccoci qua con le forbicine. Dall'Oriente, dalla Cina, con furore, ragazzi, è arrivato. e voilà allora questo eh, ah, che bello questo deve essere un omaggio già vedo che è un omaggio ok ecco qua ragazzi allora ci sono tre belle scatoline perché già eh, dalla scatola praticamente il prodotto è interessante usano un bel packaging una confezione del genere potrebbe tranquillamente essere una confezione regalo non so se riuscite a vedere il simbolo che c'è su questa confezione russa e il marchio stiamo parlando di Homo Brushes quindi stiamo parlando di pennelli ragazzi pennelli proprio così allora, andiamo ad aprire la scatola, ecco qua: primo pennello, questo è l'omaggio, eccolo qua. Guardate anche la finezza del confezionamento, c'è il sacchettino rosso. Quindi di velluto o simil velluto e quindi questo potrebbe tranquillamente essere un'idea regalo. Allora ragazzi, ecco qua il primo pennello accuratamente confezionato direi. Ecco qua andiamo a togliere. Eccoci qua ragazzi, è confezionato. C'è anche una pellicola protettiva che vado a togliere. Allora, queste sono delle edizioni realizzate in occasione del settimo anniversario di Homo Brascis che eh, è caduto nel mese di aprile, momento in cui io ho fatto l'ordine. Grosso modo era la seconda metà di aprile, credo il 18. Uh, poi loro sono, sicuramente avranno avuto un numero di ordini esagerato. Uh, poi sono stati, credo, chiusi dal primo al 6 maggio. Comunque il pacco mi è arrivato oggi. Eccolo qua, ragazzi. Questo è il primo. Che ho ordinato, sono tre tassi. Posso già dirvelo. Questo è un bellissimo manico in legno di ulivo. Eccolo qua, ragazzi: con il simbolo di Body Brush, la monetina. Eccolo qua, con questa tigre stilizzata. Il ciuffo parliamo di un tasso praticamente. Che si chiama The Unsullied, cioè l'incontaminato. Qual è la particolarità di questo tasso? È un tasso dal pelo più doppio, quindi da un backbone più sostenuto. Il backbone è la spina dorsale, quindi è la rigidità che può dare il pennello. E questo è un tasso che viene ricavato dal log Beger, ovvero dal tasso maiale o tasso con naso di maiale attenzione non è un misto è un tasso praticamente un tassetto neanche troppo grosso perché ci sono varie specie di tassi che ha il naso a forma del naso del maiale ecco perché il tasso maiale e um, un pelo come vi dicevo più doppio più spesso naturalmente viene trattato eh, per selezionare il pelo più pregiato ci sono otto praticamente fasi nel processo produttivo di un pennello boti per ottenere un tasso praticamente che sia eh, a livello degli standard di Homo questo è un nodo 27 millimetri io sto leggendo la eh, carta d'identità che accompagna ciascun pennello Homo perché eh, io li ho scelti ovviamente però non ricordo poi eh, essendo passato grosso modo un mese dall'ordine non ricordo eh, esattamente quanto eh, che cosa ho ordinato meglio come li ho accolti Accoppiati fra di loro, perché eh, voi con Homo avete la possibilità di scegliere praticamente il nudo, eh, quindi il ciuffo eh, nella tipologia che ritenete più opportuno, quindi sintetico piuttosto che tasto, piuttosto che maiale, ci dovrebbe essere anche il cinghiale. E poi scegliete il manico. Manici ce ne sono tantissimi: ci sono l'imbarazzo della scelta, ci sono quelli in resina che sono i più comuni, poi ci sono questi in legno, c'è qualcosa in metallo, e poi eh, o chiedete a loro di assemblarvelo. Come ho fatto io, oppure, se amate il fai da te e volete procedere in autonomia, vi fate mandare i pezzi sciolti e quindi andate ad assemblarlo con una colla eh, ad hoc. Andiamo a vedere un altro pacchetto. Guardate quanto sono belli e lussuose queste confezioni. Carta d'identità del pennello uh, a ah, questo è simpatico perché mm, dovrebbe essere una forma di manico molto molto simpatica andiamola a vedere assieme eccolo qua lo scatolino lo metto qua vabbè è cascato poco male prendiamo questa carta d'identità la mettiamo qua allora andiamo a vedere questo che dovrebbe essere molto simpatico eccolo qua ragazzi so che non si capisce molto Ciò lo apriamo, guardate quanta attenzione nel confezionamento eh, di questi pennelli. Veramente hanno un'attenzione particolare più di body brush, questo lo devo dire, ehm, però, sono anche un attimino più costosi questi pennelli. Eh. Dobbiamo. Dire le cose come eh, stanno. Eh, Ci hanno un bel catalogo, un'ampia varietà di scelta. Vedete il manico arriva sempre: anche se scegliete un manico in resina, arriva sempre così, protetto da questa pellicola eh, che vi consiglio di lacerare con un paio di forbici, perché è una pellicola molto aderente, antistrappo, antinacerazione, quindi eh, l'alternativa per poterla togliere è tagliarla, facendo attenzione possibilmente, ovviamente, a non graffiare il manico, ok? Quindi ehm, è, è una pellicola tipo un domo, domopack ma forse anche più resistente del domopack per assicurare che il pennello arrivi in condizioni immacolate perciò io ve lo suggerisco anche nel caso in cui eh, voleste fare un regalo ad una persona ad un amico ad un fratello ehm, ad un marito perché no ad un compagno ehm, ve lo consiglio perché è anche un'ottima idea regalo ecco qua abbiamo tolto questa pellicola protettiva Eccolo qua, ragazzi. Guardate quanto è carino. Questa è una botte di vino. È il modello Wine Barrel come manico. Ovviamente, sempre prodotto in legno. Questo è senza monetina. È proprio previsto così eh, come manico. E invece il ciuffo è proprio chiamato eh, Seven. Eh, Anniversary Basbel, cioè il ciuffo del settimo anniversario di Homo Brushes, che è un tasso entry level, cioè livello di ingresso, quindi non è molto costoso. È un ciu bend, un tasso doppia banda, praticamente vedete il colore. Che è nero e chiaro alla punta e alla base che non si vede perché è um, incapsulata, giustamente nel manico. È un show un tasso entry level, quindi che può essere un'ottima idea. Regalo, con questo manico in legno a forma di botte di vino. Uh, è un tasso sempre molto denso, come potete vedere, guardate la densità del nodo, guardate anche la densità dell'altro nodo. Vedete come? Sono particolari, molto densi, e questo anche ha un buon backbone, quindi ha un buon, cioè è sostenuto, ha una buona spina dorsale. Ok, andiamo ad aprire l'ultimo. Che um, per esclusione, appunto, mi pare di ricordare quale modello sia e quale ciuffo sia, ecco qua allora, questo mettiamo qui l'altra carta d'identità. Eccoci qua. Ok. Ok, ok, ok. Questo pure è molto interessante, ragazzi. Eccolo qua, mm, è pesante. È più pesante, forse è più pesante dei tre Eccolo qua. Guardate che magnificenza ragazzi, guardate questo manico in legno e lega di acciaio e poi c'è il ciuffo, eccolo qua, eh, questo è un ciuffo Kirin. Allora, eh, il Kirin è un animale cinese di buon auspicio, eh, è non, un animale ovviamente ehm, una chimera. È un animale che in realtà non esiste perché eh, ha la coda di bue, il, um, la testa eh, praticamente di eh, un cesvo e il corpo di un cavallo. Poi sulla testa ha un unicorno fatto di eh, casne, in realtà non è di osso, ed è per questo che è chiamato e conosciuto anche come unicorno cinese, è un animale che è praticamente eh, di buon auspicio, di ricchezza, eh, che annuncia la nascita di un imperatore. Mamma, quanto è bello questo manico! <ride> Ragazzi, è il più bello di tutti e tre, devo dire. Eh? Ve li faccio un attimo vedere, però, questo qua è superlativo. Eccoli qua. Forse non si vedono bene, ma. Dopo mh, farò una bella foto di copertina per ammirare la bellezza di questi manici. Allora dicevo, è un bel manico pesante, una bella impugnatura è bello enorme, possente, anche questo è senza monetina, eh, è in legno e lega di acciaio e con questo ciuffo che è il ciuffo appunto Kirin. Um, questo è un altro tasso che eh, proviene da una specie europea eh, europea maggiormente diffusa in Europa, però che vive anche nelle regioni dell'Estremo Oriente, quindi in Cina, una specie di tasto che si chiama Mele Mele. Eh, ed eh, è questo un pelo più morbido rispetto a quello che vi ho mostrato prima, l'Ansalid che viene da Logbeach, è un pelo più morbido però, comunque, che ha un buon backbone, questo pure è molto bello, ma quello che è spettacolare, ragazzi, è il manico. Stupendo questo manico, eh, naturalmente, diciamo, io comprandolo nella settimana del settimo anniversario ho potuto beneficiare di uno sconto. Credo che era il 20% sui manici e il 10% sui ciuffi. Eh, no perché stavo già pensando che c'era un altro manico di questa serie che mi piaceva, e che quindi se lo comprassi adesso lo prenderei senza sconto. Però è molto, vi posso assicurare che è molto molto bello. Allora, questo è un diametro 29 mentre eh, l'altro eh, questo qui era un diametro 25 e questo un diametro 27 eccoli qua ragazzi i tre gioielli che ho ordinato eh, da Omo e adesso andiamoci a guardare anche l'omaggio perché mi hanno mandato un omaggio questa qua che eh, dovrebbe essere una salvietta perché è soffice. Inizialmente pensavo che fosse una cosa messa nella scatola antiusto, poi ho letto con la codina dell'occhio, eh, Towel, asciugamano. E quindi ecco qua, ragazzi: è una praticissima, è bellissima ragazzi, è bellissima perché praticamente è una salvietta con il logo di Homo. Blushes, stupendo ragazzi! Semplicemente stupendo. Mamma mia, questo non me l'aspettavo. È in una tonalità beige masone, della giusta forma, proprio della giusta dimensione per eh, asciugare, tamponare il viso o asciugarci le mani durante il processo di rasatura. E questo è uno stupendo regalo. Veramente, veramente. Molto gradito, eccolo qua: una salvietta di Homo con il logo Homo Bracis. Allora, ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito in questo. Fantastico unboxing sono tre pennelli stupendi. Io desideravo da tempo un manico in legno e finalmente l'ho avuto. Perché una volta mi era stato promesso in regalo eh, da una persona, poi c'è stato un qui pro quo. Si sono fregati il, questo manico ancora prima qui a Napoli diciamo che eh, hanno um, eh, praticamente ancora prima di accettarsi della morte hanno atterrato il defunto ecco qua quindi morte tua vita mia si sono fregati subito questo manico ma adesso ne ho avuti tre me li sono comprati non devo ringraziare nessuno e quindi ho i miei bei tre manici in legno quindi sono molto contento mi sono tolto una soddisfazione perché desideravo dei manici in legno. Ne avevo già, forse uno. Ne ho già uno in legno. Sempre, eh, no, credo che sia Boti. Però questi qua sono proprio ad hoc edizione settimo anniversario. Grazie a tutti ragazzi per avermi seguito in questo unboxing, vi auguro un felicissimo e ottimo proseguimento di giornata, un buon lavoro, eh, restate sintonizzati perché ci saranno degli altri unboxing, promesso, ciao a tutti ragazzi e grazie mille!